Allora, sono qui con SolidWorks e voglio usare l'applicativo CAM di SolidWorks per confrontarlo, per costruire una Rise and Fall con l'SHM, con la sinusoidale semplice di 180 gradi, cioè andata di 180 gradi, ritorno di 180 gradi senza dwell, senza arresto. Dunque io devo, per averla attivata, strumenti, aggiunte, e devo aver attivato le toolbox utilities. Una volta che ho attivato le toolbox utilities, vado in strumenti e cliccando sulle toolbox ho le camme e dunque vado a fare camma. Andiamo a mettere metri, ok, e circolare, traslazione, diametro, punteria. Io volevo mettere 0. Diametro, punteria. Volevo mettere 0, vediamo se me lo prendo 0, non mi ricordo più. Positivo è diverso da 0, caspita. Non c'è. Facciamo così, metto, vediamo se trovo 0.001, vediamo se me lo prende. Sì, ok, dai, 0.0. Però no, perché io volevo fare il confronto circolare, tipo di camma circolare, punteria, traslazione, non ho la possibilità di fare. Vabbè. Ok, 0001, vediamo se me lo prende anche. 0001, vediamo se me lo prende. No. Andiamo a mettere 0.0001. Vabbè, dai, facciamo così. Raggio iniziale, abbiamo detto che 150, 100, 50, angolo iniziale 0, senso orario, vabbè, quello che va bene, è già andato simmetrica. Ok, traslazione, qui avevo possibilità offset a sinistra, oscillazione, vabbè. Poi vado a mettere il moto, raggio iniziale, raggio finale, aggiungi e andiamo a mettere armonico. Qui armonico doppio innalzamento, doppio ritorno totale, ma te pensa. Seno modificato no, trapezoidale. Dovrebbe capire che cos'è questo doppio ritorno totale, però andiamo a vedere armonico. Raggio finale, dobbiamo andare ad aggiungere i 60 e dunque 210. Moto per gradi 180, 180. Ok. Poi aggiungere un'altra. No, andiamo sempre armonico, 150. Raggio finale 150, così lo chiudo. Ok. Poi vado a creazione, close only, circolare, traslazione, due spostamenti, e una nuova parte senza corsa, e questi qua che non mi ricordo più. Cieco, passante. Ok, questo ci siamo. Incremento angolare va bene 1, corsa superficie interno va bene, archi, vabbè, archi, perché crea i punti, diametro e spessori esterni grezzo, adesso io non mi ricordo più questi qua cosa fossero, se facciamo 150 facciamo 300. Diametro, lunghezza, morso, questi qua potevo anche mettere 10, per me non avevo, se non mi ricordo male, e non usandolo, raggio e smusso di raccordo, vabbè, facciamo 1, diametro foro passante facciamo 10, tanto, tipo profondità corsa passante, vabbè, adesso proviamo ad andare a vedere a creare. Per creare la camma sono necessari dati validi sul grezzo. Beh, io non mi ricordo. Ah, diametro e spessore esterni grezzo, 300. Giusto.
Ah, ok, diametro. Spessore facciamo 20, d'altronde non mi interessa niente. Questo dobbiamo fare 100 e poi facciamo 10. Facciamo così, poi facciamo 120 e facciamo muzzo di stale e 20. Ok, dopo vediamo. Raggio di muso d'accordo. Ah, facciamo 1-1. Tipo profondità della corsa. Diametro foro passante 10 crea. Il profilo della corsa di camma 359 segmenti. La lavorazione può richiedere minuti. Ai soli fini della ruota si consiglia di utilizzare una risoluzione minore. Sì, va bene, dai, va bene, vai. Vai, vai tranquillo. Adesso lui dovrebbe aver fatto. Ok, e dunque questa è la camma. Naturalmente questo abbiamo visto che anche questi qua era meglio anche non metterli perché già tanto. E dunque rivoluzione andrò a vedere adesso. Comunque questo fondamentalmente è il 100. E dunque da qui a qui era 10, mentre poi ci sarà il 150, 120 che si trova qui e da qui a qui sarà 20. Ok, e lo spessore è 20 che avevo qui. Ok, va bene, diametro foro passante, va bene. Era semplicemente per far vedere come andare a fare questa camma qui, che poi se noi andiamo a vedere diametro 298. Dopo dovrò andare a vedere arco raggio 150. Perché noi avevamo detto 150, 300 e io forse ho sbagliato. Perché io ho messo un grezzo di 300, ma ho sbagliato perché se è il raggio qui devo fare. Facciamo 500, che vediamo la differenza. Facciamo 600 che ci siamo. Vediamo la differenza. Crea. Sì, ok. Ah, ecco, ero stato troppo. Oh, ero stato troppo piccolo. Troppo piccolo e dunque mi veniva finestra affianca verticalmente, mi veniva un cerchio, mi veniva sbagliato. Devo sempre stare col grezzo più grande. Perché lui. Vediamo, andiamo sulla rivoluzione. Com'è che va a farlo? Qua possiamo anche chiudere. Sì. E poi, ok, questo era troppo piccolo. E poi il taglio me lo trovavo qui. Invece in questo. Invece in questo voglio confrontarlo col mio perché potrebbe essere. Invece questo, essendo più grande, io posso andare a tagliare. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.